Nelle oltre 7 ore di discussione per l'approvazione del bilancio della Regione Puglia non sono mancati i momenti di scontro con le opposizioni in aula. A ribadire nelle dichiarazioni finali di voto la contrarietà del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, alla manovra è stato il capogruppo Francesco Ventola, che ha voluto rimarcare un particolare aspetto, e cioè quello della bocciatura di un articolo del disegno legge di bilancio 2024 che avrebbe previsto l'esclusione dell'erogazione del vitalizio per i consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, anche in caso di pena condonata per effetto dell'indulto. Una brutta pagina di politica, come ha spiegato lo stesso consigliere Ventola. Oggi abbiamo appreso da giuristi e magistrati in aspettativa che chi ruba in questa regione, chi ha rubato i soldi, non solo ha potuto godere legittimamente dell'indulto, del condono o magari anche di una sentenza che è passata in giudicato e quindi potersi poi riabilitare, ci mancherebbe altro. No, noi gli riconosciamo pure il privilegio del vitalizio. Il 90% di noi non prenderà il vitalizio perché è stato abolito. Non stiamo toccando la pensione, i contributi. Un privilegio, perché il vitalizio è un privilegio, se è vero come è vero, che è stato abolito. Oggi, col voto di un magistrato e di un ottimo giurista, ha convinto altri consiglieri del PD e del Movimento 5 Stelle, in particolar modo, a consentire chi ha rubato soldi a questa regione di vivere con il vitalizio. Complimenti, auguri, andate avanti perché è una bella lezione di vita.